Noi abbiamo inserito nei curriculum universitari di tutti i corsi qualcosa come tra le 150 e le 180 ore obbligatorie di attività di aiuto sociale. Quindi i ragazzi fanno diritto amministrativo, psicologia clinica, economia aziendale, i temi tradizionali, e poi se ne vanno alla Caritas o piuttosto in un ente appunto che si occupa di terapia, di dipendenza. Probabilmente qui è presente anche qualcuno che ha stretto delle convenzioni con la nostra università, perché quella è la formazione poi reale, perché il sapere teorico è straordinario, ma bisogna stare sul campo assieme agli operatori. E tra l'altro la grande soddisfazione del nostro Ateneo, ma confido che ce ne siano altri che fanno la stessa cosa, è che poi ragazzi, esaurite quelle 150 ore, proseguono, continuano a farne altre di ore, anche se non sono più obbligatorie, perché poi si instaurano rapporti umani, relazioni, si ha anche un po' la tenerezza di stare con persone che hanno bisogno di quel conforto, e magari si trae anche molto conforto da quel tipo di esperienze. E questa secondo noi è un'altra delle prerogative degli Atenei. Ne parlavamo adesso a margine.